Voglio parlare oggi di una marca, di un orologio che particolarmente mi stanno a cuore. Io sono molto appassionato di motori, di motor racing, e questa è la marca che più fortemente si è legata nella sua storia, nella sua tradizione, alle corse automobilistiche. TAG Heuer, in origine Heuer, questa marca che ha vissuto l'epopea della Formula 1 più eroica negli anni 60, negli anni 70, legandosi in maniera forte dal punto di vista proprio tecnico, perché si trattava veramente del fornitore principe del servizio di cronometraggio delle corse automobilistiche. Questo che sto maneggiando adesso è l'ultima versione del cronografo Carrera, un cronografo che venne lanciato nella sua prima versione nel 1964, che ha subito chiaramente le evoluzioni del tempo, soprattutto ingrandendosi, ma non tradendo mai la sua forma originaria. E oggi TAG Heuer lo ripropone con un'attenzione particolare agli stilemi degli orologi automobilistici del tempo, questo bellissimo cinturino traforato e che richiamava i guanti da guida in pelle traforata, appunto, che si utilizzavano all'epoca. Quadranti totalizzatori a contrasto e la linea che rimane quella là tipica proprio del Carrera. L'orologio nel suo fondello riporta appunto la scritta Carrera, nome della collezione, che trae le sue origini da una corsa automobilistica famosissima che si corse solo per 5 edizioni a cavallo fra gli anni 50 e gli anni 60, la Carrera Panamericana Messico, una corsa che attraversava il Messico da nord a sud su strade normalmente aperte al traffico, chiuse solo per l'occasione, ma strade terribili, pericolosissime. Corsa a cui partecipavano i piloti più importanti del mondo, ma che per la sua pericolosità ebbe vita breve, eppure divenne una vera leggenda, un'epopea. E Heuer dedicò a questa corsa questo spettacolare orologio che ancora oggi fa battere forte il cuore agli appassionati di orologi e di motor racing. Quindi una versione veramente bellissima di un classico dell'orologeria sportiva.